Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo del terzo re di Roma, ovvero Tullo Stilio. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella degli avvisi se non lo avete ancora fatto. Dopodiché, sigla e poi partiamo. Alla morte di Numa Pompilio segue un periodo di interregno, ma presto popolo e senato eleggono un nuovo re, ovvero Tullo Stilio. La scelta ricade su di lui probabilmente perché membro della gens Ostilia, un'antichissima famiglia, e anche perché è nipote di Osto Stilio, ovvero colui che aveva combattuto al fianco di Romolo contro i Sabini, morendo valorosamente. Invito a recuperare il video dedicato a Romolo per chi non lo avesse visto, considerato che lì si parla di questo evento. A differenza del suo predecessore Numa Pompilio, che si era battuto per mantenere la pace, Tullo Stilio segue la strada diametralmente opposta. Le fonti infatti parlano del re come un giovane forte e ambizioso che sembra cercare ogni pretesto possibile per dichiarare guerra ai popoli confinanti. Guarda caso si presenta presto un'occasione, perché alcuni contadini romani sottraggono del bestiame dai territori di Alba o Alba Longa, provocando l'ira degli albani che ripagano con la stessa moneta, quindi causando l'apertura delle ostilità. Pochi giorni dopo, infatti, il re degli Albani, Mezio Fufezio, che per praticità chiameremo solo Mezio, guida i suoi soldati fino alle porte di Roma e lì si accampano. Nonostante Alba in quel periodo sia forse la città più potente del Lazio antico, facente anche parte della Lega Latina, Tullo non si lascia intimidire e incontra Mezio sul campo di battaglia, pronto allo scontro. Mezio propone di risolvere la questione senza inutili spargimenti di sangue, offrendo solo 3 combattenti per ogni fazione. Tra le fila dei Romani abbiamo gli Orazi, tutti figli di un cittadino importante chiamato Publio Orazio. E casualmente, anche tra le fila degli Albani, ci sono 3 gemelli, facenti parte della famiglia dei Curiazi. Dobbiamo dire che non conosciamo l'esatta origine di queste 2 famiglie, per quanto ne sappiamo potrebbero essere anche invertite, ma visto che è Tito Livio a raccontarci l'evento e lui stesso propende per questa versione, ci affidiamo a lui. Quindi, Orazi per i Romani e Curiazi per gli Albani. Sta di fatto che Tullo accetta la proposta di Mezio e i 2, alla presenza di un feziale, stipulano un trattato, uno dei più antichi di cui abbiamo notizia, secondo il quale la città vincitrice avrebbe avuto pieno controllo sull'altra e avrebbe anche potuto richiedere le sue forze militari in caso di guerra. Le sorti dello scontro vengono quindi affidate a questi 6 giovani uomini, 3 fratelli contro 3 fratelli, i quali si armano di spade e iniziano a combattere valorosamente. A pochi istanti dall'inizio del combattimento, 2 Orazi cadono in terra morti e gli Albani applaudono i loro fratelli, già pronti alla vittoria, ma rimane ancora un Orazio vivo e vegeto e a differenza dei suoi avversari non è ferito. Non potendo affrontare tutti e 3 gli avversari insieme, l'Orazio inizia a correre e tutti credono che stia scappando per salvarsi la pelle, ma in realtà il suo piano è quello di affrontare singolarmente ogni avversario. Infatti lo stratagemma funziona e con grande sorpresa di tutti l'ultimo Orazio riesce a uccidere tutti e 3 i fratelli Albani vincendo lo scontro. Orazio viene portato in trionfo dentro Roma dai Romani e in prossimità della Porta Capena incontra sua sorella che riconosce la mantella militare di uno dei 3 fratelli Albani uccisi che guarda caso era il suo promesso sposo. La ragazza inizia quindi a disperarsi e a gridare contro il fratello, il quale vede questo atto come un'interferenza al suo momento di trionfo. Preso dalla rabbia, sguaina la spada e trafigge la sorella davanti a tutti, gridando che possa morire allo stesso modo ogni donna che piangerà il nemico. Dopo questo crimine, Orazio viene condotto al cospetto di Tullo, che però non se la sente di giudicarlo immediatamente, considerando che fino a poco fa questo giovane uomo aveva fatto vincere la battaglia ai Romani. Decide quindi di affidare il caso ai Dumviri, dei magistrati che fungono un po' da giudici e che condannano a morte Orazio per lesa maestà. L'ultima decisione spetta però al popolo romano, che, commosso dalle parole che il padre di Orazio spende in difesa del figlio, decide di graziarlo. Quindi, a seguito di questo evento, la città di Alba è assoggettata a Roma, la quale inizia una battaglia anche contro Fidene, che oggi è un quartiere periferico di Roma, ma all'epoca era una città indipendente. In barba al loro trattato, Mezio si rifiuta di concedere le sue truppe e di appoggiare Roma contro i Fidenati.
E questo voltafaccia ovviamente non viene perdonato da Tullo Stilio, il quale non solo vince la guerra contro Fidene, ma condanna a morte Mezio tramite squartamento. Per chi non lo sapesse, lo squartamento prevedeva che ogni arto del malcapitato venisse legato con delle corde o a dei carri o direttamente a dei cavalli. E il resto ve lo potete immaginare. Quindi, a seguito della ingloriosa morte del re di Alba, Tullo ordina che la città venga distrutta e ne deporta gli abitanti dentro Roma, contribuendo quindi a far crescere la sua popolazione. Di lì a poco, Tullo Stilio conduce nuove campagne militari contro i Sabini e i Latini, confermandosi quindi come un re severo e bellicoso. Anche se dobbiamo considerare che all'epoca non si trattò di vere e proprie guerre, per lo più di schermaglie, perché Roma non era ancora dotata di quella forza militare che la renderà grande e famosa in seguito. Dobbiamo dire però che Tullo Stilio non si preoccupò solo di fare guerre e conquistare nuovi territori, ma anche lui lasciò qualcosa al popolo romano, come ad esempio la Curia Ostilia, il primo vero edificio del Senato, visto che prima di allora i senatori erano soliti incontrarsi in spazi aperti. Ad ogni modo, sembra che Tullo Stilio dedicò molte delle sue energie agli aspetti militari, ma molto poche agli aspetti religiosi, quindi trascurò fondamentalmente le tradizioni. Proprio a causa di questa sua, diciamo, noncuranza degli aspetti religiosi, sembra che durante il 32esimo anno di regno del re, Roma venne colpita dalla peste e anche Tullo Stilio si ammalò. Così iniziò a pregare gli dei affinché salvassero la città, ma di tutta risposta un fulmine cadde dal cielo, incenerendo la sua casa e uccidendolo all'istante. Questo per i romani fu la conferma che dovevano essere più selettivi nella scelta del loro re, e infatti cercheranno di esserlo proprio per quanto riguarda Anco Marzio, ovvero il quarto re di Roma, ma di lui parleremo nel prossimo episodio. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, ma prima di salutarvi, una piccola curiosità. Se andate nella città di Albano, a poca distanza da Roma, troverete un luogo in cui ci sono delle tombe, dei tumuli circolari a forma conica, che tradizionalmente sono riconosciuti come la tomba degli Orazi e dei Curiazi. A dire il vero, questi tumuli hanno ben poco in comune con i fratelli della leggenda, primo perché sono state costruite a metà del primo secolo a.C., secondo perché gli storici pensano si riferiscano alla tomba di Arunte, un condottiero etrusco la cui famiglia aveva dei possedimenti in quella zona. Bene, spero come al solito che il video vi sia piaciuto, in tal caso non dimenticate di farmelo sapere nei commenti. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.